l'opportunità di una mostra d'Europa per me è veramente un grande onore. È un luogo del cuore, di grande spiritualità e che si apre per la prima volta l'arte contemporanea con una mostra che è provocatoria, ma è una mostra basata sul dialogo, il dialogo con noi stessi. C'è un asse molto forte tra la paura che ci accompagna all'entrata, spesso è quella che ci avvicina, crea disagio, quindi crea la necessità di trovare risposte. Fino ad arrivare dalla parte opposta del santuario invece al raggiungimento di una certezza, di una considerazione personale di poter osare per andare oltre. Quindi Icaros, che è questa espressione del desiderio di trovare delle soluzioni e di andare oltre i nostri limiti. Il falco rappresenta anche la transizione che tutti noi abbiamo, che può essere una transizione sia personale ma anche e soprattutto spirituale. Negli appartamenti reali invece ci accoglie un leone, che normalmente è simbolo di potenza, che però vorrei che rappresentasse una potenza esercitata con saggezza. In biblioteca invece le opere frame sono delle opere non complete, che ognuno di noi completa con la propria immaginazione per creare la propria identità e costruire il proprio posto nel mondo.